presentazioni, io sono mi chiamo Angelo, Angelo De Luca, sono direttore tecnico di agenzia di viaggi, ho avuto delle agenzie di viaggi, ho avuto ovviamente anche esperienza di tour operator, in quanto ho soprattutto avuto un'agenzia di viaggi che programmava e costruiva pacchetti turistici, esattamente quello di cui dovrebbe essere l'oggetto della nostra conversazione, della nostra lezione, cioè la strategia turistica, la strategia del turismo, nello specifico, nel caso di specie, e del turismo religioso, ovviamente, abbastanza di chi, ma questo ne possiamo parlare dopo. Le esperienze che ho avuto, vi dicevo, sono state queste, sono state nel campo del turismo enologico, che è anch'esso abbastanza di nicchia, mare, monti ovviamente, e soprattutto città e turismo culturale in capitali europee soprattutto. Di recente, grazie agli organizzatori sia del corso che anche dell'intero progetto Interfede, ho fatto l'esperienza di partecipare come persona oggetto di formazione a questo scambio culturale, veramente uno scambio culturale più che turistico, nel quale abbiamo in qualche modo, prima di tutto, visto le realtà dal vivo, e questa è una cosa importantissima per quello di cui parleremo, cioè della strategia del turismo, cioè il mettere insieme, il comporre un pacchetto turistico a dimensione della platea e del probabile acquirente. Di conseguenza siamo stati in Albania, siamo stati anche in Montenegro, se per questo abbiamo visitato e conosciuto e in qualche modo veramente ascoltato persone che in primis si occupano di religione, e il mio pensiero era appunto allo sviluppo di un eventuale scambio, di un eventuale percorso turistico che poteva in qualche modo prendere, o potevo in qualche modo dare alla mia esperienza. Nell'incontro, in questa esperienza turistica, in queste esperienze in Albania, poi in Italia, ho conosciuto persone albanesi, ma soprattutto ho conosciuto, come dicevo, operatori dell'aspetto religioso, del contenuto religioso dell'albanese, e ho notato veramente una grande passione in quello che facevano. Poi, documentato dallo stesso progetto, ma documentandomi anche grazie alla Sorrenti, che è una delle docenti di cui il corso si avvale, entri nella logica politica che l'Albania propone, e scopri per esempio che l'Albania è stata per un bel po' di anni, leggevo dal 67 al 90, per ben 23 anni, quindi uno stato di fatto ateo per via di una condizione politica che in qualche modo aveva bandito qualsiasi religione dal concetto di Stato. Questo ha fatto sì che evidentemente ha avuto come contropasso un discorso di vera e propria libertà religiosa, tanto è vero che è famosissima, che è stata una delle cose che tutti i rappresentanti delle quattro religioni che abbiamo visto, abbiamo visitato e ascoltato, hanno in qualche modo ci hanno tenuto in qualche modo a farci notare il discorso che in Albania le religioni convivono in maniera pacifica, in maniera veramente libera, senza asti, senza fondamentalismi, potrei dire, senza voler parlare di fondamentalismi particolari, ho visto e visitato luoghi di culto
ben tenuti da più che potrebbero, se diamo la cosa se diamo a quello che diciamo un aspetto turistico, cioè che possono essere oggetto di visita. Devo essere sincero, il nostro itinerario prevedeva visite di tutto, soprattutto a Tirana. Abbiamo anche visitato un monastero in montagna bellissimo, abbastanza tutti condotti, mi ripeto, in maniera veramente passionale, in maniera veramente egregia. Questo ci tengo a dirlo perché ovviamente l'aspetto turistico ha necessità di interlocutori e di posti gestiti con passione, con precisione, dove trovi disponibilità, dove trovi in qualche modo i presupposti e dove trovi humus per poter coltivare delle filiere turistiche. Tenete presente, torno a ripetere, che l'Albania, che io conoscevo soprattutto per un discorso di volontà di sviluppo industriale, poi ha, l'ho scoperta anche, parlo di 2 anni, 3 anni fa, anche come meta del mare, meta di mare che però alla fine è una meta di mare che si sovrappone o che in qualche modo ha come competitor tutti quelli che ha più o meno attorno Grecia, piuttosto che Croazia, piuttosto che la stessa Italia, con un minimo, con un emphasis da superare, che è quello delle strutture. Il turismo del mare ha bisogno di strutture che partono da un minimo di 3 stelle, voglio dire, e arrivano e sarebbero molto più spendibili e venduti, come sicuramente lo è, con strutture di pregio, di lusso. Ecco, diciamo, questo è il primo degli indicatori che dobbiamo cercare in una strategia del turismo religioso, dell'occasion. Il turista religioso non ha bisogno di strutture in qualche modo lussuose, religioso, sia che esso sia di curiosità, io lo chiamo di curiosità, quello più o meno agnostico, diciamo, e il turismo religioso, di fede, hanno bisogno di strutture di accoglienza, di strutture, mi verrebbe di parlare più di accoglienza che non di strutture alberghiere vere e proprie, quindi di lusso. In questo adesso ovviamente io contavo moltissimo sull'interazione con voi, perché io ho una conoscenza dell'Albania limitata, quindi a questa esperienza mi sarebbe piaciuto interfacciare con voi per capire se in questo concetto di strategia qualcuno già ci poteva mettere del suo, tenendo presente, l'avrei voluto dire alla fine, ma lo dico subito, io sono interessato in primis a creare una filiera del turismo Italia-Albania e Albania-Italia, viceversa, proprio basandomi sul religioso, e poi qui lo dico e qui lo dico anche sul mare, che insomma voglio dire. Quindi se ci fosse, per esempio, sentire qualcuno, se ci fosse qualcuno che in effetti sta seguendo questo corso, ovviamente per farsi una sua cultura personale, per arricchire il proprio bagaglio culturale, oppure perché in effetti pensa che la potenzialità di questa strategia di prendere il corso, oppure di questa vocazione turistica nascente dell'Albania, possa essere un motivo di lavoro, di collaborazione. C'è qualcuno che può in qualche modo dirmi, se qualcuno ha per esempio
conquisto in qualche modo condividendo questo tempo. Vi ripeto, io sono fondamentalmente un agente di viaggio, quindi un pratico. Normalmente le mie lezioni sono interattive, nel senso che ci si scambia pareri, ci si scambia e ci si interfaccia anche perché la conoscenza di un territorio, io ho la mia, la conoscenza del mio territorio, della mia gente, la conoscenza intesa proprio politica, nel senso di tutto della parola, è un fatto che riguarda ogni singola regione. E piccole sfumature possono fare la differenza nel far sì che attecchiscano o meno delle strategie. Allora, vi parlo, facciamo così, parliamo di che cosa in Italia, e quindi parlo di fatto agli italiani e ai presenti, quelli che mi ascoltano, italiani. Mi scuso se sono cose che già sanno, ma devo farlo anche per poter in qualche modo portare notizie a chi non lo è. Per poter in Italia. L'esercizio di un'attività turistica c'è bisogno di alcune licenze, c'è bisogno soprattutto della presenza di un direttore tecnico di agenzia. Direttore tecnico di agenzia in Italia si diventa perché le varie regioni italiane, secondo dei loro calendari e delle loro necessità, bandiscono abilitazioni all'esercizio della professione di direttore tecnico, come anche, lo dico perché sono figure professionali a latere, ma ugualmente necessarie. In Italia c'è bisogno e bisogna essere iscritti in albi professionali ad hoc per poter anche fare il tour leader oppure la guida turistica. Sono abilitazioni che vengono in qualche modo gestite e concedetemi il termine, centellinate dalle regioni, le quali le rilasciano veramente con parsimonia, e poi iscrizioni ovviamente ad albo professionali ad hoc, per l'esercizio sul territorio nazionale a quel punto dell'esercizio di una professione piuttosto che un'altra. Ovviamente la professione di guida turistica in questo caso è fondamentale e sicuramente interattiva, con la quale bisogna interagire per poter essere sul territorio un buon gruppo o anche un accompagnamento di una singola persona o di un mini gruppo, di una coppia, ha bisogno di persone che abbiano contezza di quello che è il patrimonio che vanno in qualche modo a illustrare, quindi oltre ad una approfondita conoscenza del territorio. Quando parlo di approfondita conoscenza del territorio, certo non è possibile del territorio nazionale. Ora, quando io parlo di voler organizzare qualcosa in merito, certo, l'idea sarebbe quella di organizzarla su tutto il territorio nazionale, ma mi rendo conto che sarebbe una pura utopia, anche se possibile, voglio dire, perché si può interagire con altri colleghi, agenti di viaggio sul territorio e pensare ad un itinerario che vada oltre i confini della Puglia. Ma al di là della estensione, della importanza di quello che più o meno andiamo a pensare di organizzare e poi organizzare, io penso che anche la stessa presenza sul territorio pugliese di realtà, in questo caso religiose, che sono quelle che ci interessano per via del corso, ma non, la Puglia non ha solo questo, ovviamente, fa un discorso di importanza la fa da padrona, oserei dire, Bari con
è un attrattore religioso di notevole entità, di notevole portata per la presenza delle reliquie di San Nicola, bari a una potenzialità turistica che va al di là di quelle che sono le possibilità di un altro qualsiasi piccola realtà che in qualche modo si confinerebbe alla presenza di una chiesa o piuttosto di un luogo di culto diverso. Bari articola la presenza di religioni, delle religioni ortodosse in maniera importante. Penso che vi sia noto che i russi arrivano veramente in numeri importanti. Quindi vediamo di capire come in pratica l'abilitazione a agenti di viaggio, quindi a titolare, probabile titolare di agenzia, ha bisogno di questa figura professionale, oserei dire, che è la condizione essenziale per partire. Quindi direttore tecnico che deve avere abilitazione e iscrizione all'albo. Un direttore tecnico può ovviamente esercitare la sua professione in proprio e quindi essere lui stesso titolare di agenzie di viaggio, come può farlo come figura di lavoratore dipendente. Giusto per chi fosse interessato a conseguire un titolo di questo tipo, so che la Regione Emilia a breve deve emettere fuori questi concorsi, queste selezioni, oserei dire, per direttore tecnico. Ci tengo a dire che sono abilitazioni, quindi non c'è un numero chiuso di posti. Cerco di spiegarmi meglio perché potrebbe essere una cosa incoraggiante. Normalmente noi siamo abituati a pensare al concorso. 300 posti da magistrato, 300 posti all'Agenzia delle Entrate, partecipano 1,5 milioni di persone, ma per 300 posti. Ecco, quando io vi parlo di concorsi ad abilitazione professionale, potrebbero partecipare 100 persone, essere tutti preparati e venire abilitati tutti e 100, perché non c'è un numero chiuso. La Regione non bandisce un concorso per 100 abilitazioni. La Regione bandisce un concorso per l'abilitazione all'esercizio della professione di agente di viaggio piuttosto che di tour leader, piuttosto che di guida turistica. Quindi l'agente di viaggio è la figura, diciamo, cardine per l'esercizio della professione organizzativa, quindi della strategia del turismo, diciamo. È la pedina essenziale, la base. Senza un'agenzia di viaggi in Italia non è possibile organizzare, non è possibile organizzare un viaggio di gruppo, ovviamente. Scusate, non l'avevo detto, stiamo parlando di viaggio di gruppo, perché il singolo individuo può comprarsi il volo da Wizz Air, può comprarsi l'albergo da Booking e assemblarsi un pacchetto turistico per fatti suoi. Rientrerebbe comunque nel tentativo di strategia che stiamo cercando di delineare turistica, perché comunque, a meno che non è uno che si compra la guida di Planet e si mette e si legge le cose e quindi non ha bisogno neanche della guida turistica, probabilmente potrebbe avere bisogno di una guida turistica se sul territorio vuole avere una conoscenza che non sia quella fredda di una guida scritta. Alla guida persona fisica, tu puoi far 100 domande, puoi avere 100 risposte, puoi avere risposte di carattere politico. Certo, avrai un po' la sua idea, ma almeno hai un'idea. Io praticamente la conoscenza dei posti quando ho girato l'ho avuta sinceramente andando in giro per strada, andando al ristorante,
dove se sei fortunato, se hai empatia, ovviamente, riesci in qualche modo a capire e a far tue le passioni e le non passioni di un territorio, di un popolo o di un determinato luogo. Quindi, dicevo, direttore tecnico può essere dipendente di un'agenzia di viaggio, titolare di un'agenzia di viaggio. Se fosse dipendente, vuol dire che c'è un gruppo o un titolare, una persona che ha i mezzi per poter fare un'agenzia di viaggio, per poter mettere su un'agenzia di viaggio, e si avvale per poter esercitare la vendita della figura professionale del direttore tecnico, che in qualche modo avvalla tutte le operazioni da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista professionale, che l'agenzia di viaggi in questo caso si propone di fare e quindi farà. Le agenzie di viaggi hanno una loro interazione, ovviamente, come dicevo, con le guide turistiche, hanno una loro interazione con dei tour leader. Il tour leader, a differenza della guida turistica, è una figura professionale più di conduzione che non di istruzione, che ad aspetto culturale. Il tour leader è una figura professionale che in Italia ha bisogno anch'essa per essere esercitata, di un'abilitazione professionale, di aggregazione di punto di riferimento per proprio muoversi, per anche tenere insieme il gruppo, per risolvere problematiche che possono in qualche modo presentarsi nel momento in cui due persone o un gruppo che lo hanno assunto sono partiti da un posto per andare in un altro posto, e in questo posto no, ovviamente non ci può essere l'agenzia di viaggi che ha venduto confezionato e venduto il pacchetto. A proposito dell'attività dell'agenzia di viaggi, c'è da dire anche che l'agenzia di viaggi, ce ne sono di due tipi. Ci sono agenzie di viaggi, sic et simpliciter, che agiscono come intermediarie di pacchetti turistici fatti e da agenzie di viaggi più grosse, che già nel termine, mi aggancio a quello che dico, praticamente hanno una funzione di grossista, cioè nel senso, l'agenzia di viaggio piccola non ha, per esempio, investimenti da poter operare per andare in Albania, fare incontri con alberghi, anche perché è una probabilità, l'albergo dell'Albania piuttosto che il ristorante ti concedono prezzi migliori, ti concedono condizioni contrattuali più favorevoli se il flusso turistico è continuo. L'agenzia turistica, così quella più basica, quella più semplice, non fa altro che consultare questi tour operator, questi grossisti, per acquistare, piuttosto che l'albergo, il servizio di navetta o l'aereo o quello che sia. Alcune agenzie di viaggi invece, ed è un po' quello che auspicavo, pensavo io mentre facevo il viaggio con Interfede, il viaggio conoscitivo con Interfede, era appunto quello di dire: ma forse se l'agenzia di viaggi, che io penso, facesse un pacchetto turistico, un pacchetto con il quale riesce a sensibilizzare delle persone italiane per venire in Albania o viceversa, questo sarebbe possibile, sarebbe stato possibile con una conoscenza delle realtà economiche operanti nel turismo in Albania, cosa che onestamente non ho avuto tempo di appurare, ma che mi propongo nel prossimo mese di gennaio di andare a capire, perché ho visto un discorso di crescita dell'Albania. Crescita purtroppo significa anche aumento dei prezzi. La persona che mi ci ha
condotto, che mi ha praticamente condotto in Albania, mi diceva appunto che gli alberghi, anche belli, fino a poco tempo fa avevano costi veramente irrisori, erano sotto i 100 euro la camera con colazione. Ora si affacciano anche loro al più 100. Di conseguenza, voglio dire, è un movimento di crescita. Con questa, mi diceva, sta aumentando anche la qualità, e quindi è da studiare, da vedere per attuare una strategia vincente. Faccio un accenno di apertura perché trovo interessante l'Albania da questo punto di vista. Oggi il discorso turismo religioso, piuttosto che il discorso mare, piuttosto che, ma parliamo di quello religioso, c'è sicuramente di nicchia, ma ha una nicchia che si sta piano piano allargando, perché alla fine, voglio dire, è l'abilità di chi costruisce l'architettura del pacchetto turistico, quella di poterci, diciamo, in qualche modo infilare dentro anche variabili o varianti al tema, e quindi creare un certo interesse al pacchetto turistico. Tornando alle licenze, che è l'aspetto principale di questo step di discussione che stiamo facendo, quindi noi abbiamo l'agenzia di viaggi, che può essere singola o può essere un grossista, quindi un tour operator. Grossista di tour operator che vende a sua volta pacchetti già precostituiti. L'agenzia di viaggi invece singola non fa altro che costruirselo nel momento in cui ha la richiesta un pacchetto turistico, oppure nel momento in cui con un adeguato proseguito della bontà di questi pacchetti. E quando parlo di bontà non parlo soltanto di bellezza del pacchetto stesso, ma di ritorno economico per l'agenzia di viaggio in quanto novità, in quanto nuovo sul mercato, possono portare ad un discorso di filiera del turismo, quindi strategia del turismo, da poter essere interessante anche per altre agenzie di viaggio che sul territorio hanno richieste in questo senso. Tenendo presente che nel turismo religioso è inutile prenderci in giro, cioè voglio dire, nel turismo religioso la fanno da padrone i grandi posti di richiamo, voglio dire, per il cristianesimo e cattolicesimo. Può essere Lourdes piuttosto che Fatima. In Italia abbiamo, vabbè, San Pietro, ovvio, vendere questi è ormai di tutti. Queste nuove mete, che secondo me, per via della convivenza delle 3-4 religioni che in Albania riescono a convivere, potrebbe essere un elemento di curiosità, un elemento su cui lavorare, una strategia del turismo, potrebbe in qualche modo essere una novità, potrebbe un, anzi, lo toglierei, scusate, è una novità, e quindi andrebbe coltivata, ovviamente senza pensare a numeri enormi, numeri tipo quelli di Roma. Ok, siamo stati in Molise, per esempio. E la persona che ci ha accompagnato, che ha in qualche modo organizzato questo iter, la dottoressa Perfetto, ha in qualche modo ha evidenziato questo grande limite del turismo religioso in Italia in questo momento. Ci ha fatto vedere recuperi di basiliche. Cose interessantissime, posti anche belli dal punto di vista paesaggistico, non da meno da un punto di vista gastronomico. Questo fatto, questo limite era palpabile.
i numeri delle persone che si erano recati nell'arco di un anno, le statistiche che dovrebbero accompagnare sempre il turismo, che dovrebbero accompagnare la fidelizzazione al turismo, che è uno dei criteri di scelta e di perseguire o meno una scelta di costruzione di pacchetti turistici, ci ha dimostrato la fallacità del sistema, perché la conoscenza non c'è proprio, non c'era neanche in noi italiani. Dalla Puglia al Molise ci sono 150-160 km, e vi dico sinceramente che io ho visto posti, grazie alla dottoressa Perfetto, bellissimi, posti interessantissimi, spiegati anche bene dalla presenza di persone del posto. C'era una insegnante di storia in pensione che aveva abbracciato questa cosa e ci ha spiegato con dovizia di particolari e con perle di cultura cosa era successo in quel posto, perché era importante quel posto. Ma posso garantire che se dovessi fare il lavoro vedendolo dall'altra parte, cioè la statistica, capire quanto mi porta a casa, quanto mi produce economicamente il PIL, si verrebbe dire, di questo posto, in effetti. E devo dire che anche c'è stato lo sforzo regionale della Molise per recuperare questi posti che abbiamo visitato. In Albania invece ho visto una frequentazione della gente, va bene, del posto che c'era. Come turismo, in effetti, ho intercettato soprattutto nelle chiese, non mi viene il termine, presso quelli musulmani, i musulmani, ho visto un movimento di turisti che erano soprattutto del nord Europa. Ne ho visti almeno 3 o 4 di gruppi che si muovevano in una mattinata. Mi sembrano un buon numero. Ovviamente non stiamo parlando di numeri importanti, ma la scommessa è proprio quella: cercare di portare il pacchetto così come sta, ecco, viene costruito, l'architettura del pacchetto così come viene costruito, di portarla nelle agenzie di viaggi che credono, o piuttosto che nelle fiere. E fa parte degli step che andremo a fare sulla strategia, per poter in qualche modo farli diventare strutturali e economicamente interessanti per chi ci deve lavorare, per chi ci deve lavorare attorno. Viste le licenze, le autorizzazioni che un'agenzia di viaggio deve in qualche modo avere per poter incominciare ad operare, facciamo un piccolissimo accenno all'aspetto fiscale, partenza, diciamo, un'agenzia di viaggio piuttosto che un direttore tecnico di un'agenzia di viaggio, piuttosto che un guida turistico, se non agiscono sotto contratto, dipendenza, coordinazione, non sono dipendenti di un'azienda, una fiscalità che fa parte per quella che vale dappertutto, devono munirsi di una partita IVA ad hoc, di un codice adeguato ad hoc, che è il codice che dice che cosa possono e cosa non possono fare, e dopodiché può partire l'agenzia di viaggio. Quindi, visto questo che è l'aspetto amministrativo, un accenno ovviamente all'aspetto amministrativo, passiamo alla seconda fase. L'agenzia di viaggi si trova davanti appunto ad una scelta: se usare pacchetti strutturati, l'architettura di pacchetti strutturati da questi grossisti del turismo, che nella loro nomenclatura si chiama tour operator, oppure adoperarsi nella composizione, nella stesura di un'architettura, di un pacchetto turistico da proporre a
potenziali clienti singoli, potenziali clienti di gruppi o meglio ancora gruppi. La mia idea, ma ripeto, è semplicemente una mia idea che è anche si basa su esperienze di turismo verso branche di turistiche diverse, è quella di muoversi il turismo di questo genere di turismo, di questo genere di, dovrebbe seguire la strategia dei gruppi, anche se faccio un esempio, il Cammino di Santiago, che ha del mistico, ha del religioso in se stesso, perché l'arrivo a Compostela è una cosa stupenda, ha una commistione di generi di turismo e viene soprattutto proposto a singole persone, a singoli adepti, a singoli utenti di questo tipo di turismo. Quindi io penso che la cosa più semplice, la cosa più redditizia e allo stesso tempo anche remunerativa da un punto di vista professionale è quella della creazione di veri e propri gruppi che potrebbero essere precostituiti o potrebbero essere cercati con una interazione, con una strategia da accurare posto per posto, località per località, perché diverse, come dicevamo prima, possono essere le strati culturali di un determinato posto. Potrebbero essere ricercati, per esempio, in Italia, nelle parrocchie, le quali, devo essere sincero, ultimamente si stanno organizzando con loro uomini o con loro strutture organizzative, pompano tramite un'agenzia, perché questa è la tabina. Comunque, se vogliamo stare nella legge, l'organizzazione può essere dell'aggregazione delle persone è libera, ma l'acquisto deve essere comunque fatto tramite un'agenzia di viaggio per l'Italia, se ovviamente si rimane nell'alveo della legalità. Qui lo dico e qui lo nego, c'è un sacco di gente che organizza gruppi, parte, va tutto bene perché va tutto bene, ma tenete presente che una qualsiasi pattuglia della stradale piuttosto che dei potrebbe fermare un gruppo, chiedergli da chi hanno acquistato e come, chi è l'organizzatore, e scoprire che praticamente alle spalle non c'è una stabile organizzazione di un'agenzia di viaggi, non ci sono, cose importantissime, vedremo più avanti, le assicurazioni che sono di base obbligatorie, ma ce ne sono anche per implementare, addirittura si arriva anche all'intera situazione del pacchetto turistico da disdetta per motivi diversi da quelli di salute. Pertanto, voglio dire, è trovarsi di fronte ad una vera e propria questione fiscale, una vera e propria controversia fiscale che porterebbe a situazioni di imbarazzante. Però lasciamo perdere appunto ciò che va fuori dall'alveo della legalità, continuiamo a parlare di questo. A questo punto l'agente di viaggio, vi ripeto, può proporre un suo pacchetto turistico. Il suo pacchetto turistico è qui è anche un fatto di investimenti dell'agenzia. C'è l'agenzia che parte, c'è l'agente di viaggio che parte, prende parte dei suoi proventi e si reca nei posti dove va a vedere di persona la bontà, la bellezza, le difficoltà, i problemi che ci possono essere, non altro anche di non secondi quelli di trasferimenti, di sicurezza, piuttosto che di ristorazione, piuttosto che di vari problemi che un pacchetto turistico può avere, e pertanto comporlo sulla base di una esperienza diretta. Ovviamente questa è quella più auspicabile come agente di viaggio, questa è la più sicuramente
affidabile. Stesso risultato, l'agenzia di viaggio, con costi diversi per se stessi, quindi markup e marginalità remunerative diverse, lo può fare acquistando, come dicevamo, da i tour operator. In Italia ce ne sono diversi che si occupano di pacchetti turistici, soprattutto per vedere un momento, per tutti da un viaggio di Rimini, che è una leader nel campo dei pellegrinaggi turistici in Italia e non solo in Italia, così dire, e che praticamente ha fatto di questo settore di questa branca del turismo è uno specialista davvero vero e proprio. Ho provato a guardare la Pellegrino Viaggi, non Pellegrino Viaggi per esempio non ha nulla che propone di proposti di fare le sue proposte che in qualche modo tocchi in maniera seria, in maniera profonda l'Albania. Quindi questa è la dimostrazione che l'Albania è veramente all'inizio veramente un terreno vergine da un punto di vista del turismo religioso, e mentre quello, tornando al turismo, quello del mare, quello del discorso del mare invece è un turismo che ha una sua struttura. Faccio un brevissimo accenno anche ad un'altra peculiarità dell'Albania, non solo dell'Albania, perché ce ne sono altre che lo hanno proposto, cioè il turismo dentale, che ha preso veramente delle nuove cifre di persone, nuove cifre di persone considerevoli, nuove cifre di persone importanti, perché è stato evidentemente seguito bene, è stato in qualche modo strutturato bene. Vediamo e aspettiamo nel campo di quello che stiamo guardando noi del turismo religioso, la stessa notizia, la stessa passione, per capire se sarà possibile e affermato come circuito turistico. Tenete presente che sto parlando in pratica in maniera distinta di ciò che può essere l'Italia, e quindi gli albanesi più che quelli in Italia, dal turismo religioso degli italiani in Albania, che sono stati l'oggetto di quel percorso condotto da me con l'interfede di integrazione, quello aveva l'aspetto di guardare l'integrazione, aveva finanziato un progetto per favorire, diciamo, l'integrazione delle varie culture e delle varie religioni, ma che dimostra appunto ha dimostrato secondo me un'importanza dal punto di vista turistico di svolto, se fosse strutturato proprio in quella maniera, cioè le stesse persone che questo ipotetico avrebbe preferito confrontarci, potrebbero in effetti potrebbe essere articolato su conoscenza dei luoghi religiosi, dico in Italia, ma poi adesso scendendo nel particolare capiamo che è possibile in Italia, ma di un determinato luogo in Italia, e poi possiamo prendere la Puglia nello specifico, per poi passare dall'altra parte, e la vicinanza dell'Albania, parlo della vicinanza geografica dell'Albania all'Italia è sorprendente, lo dico per chi non dovesse sapere, non ha avuto ancora l'opportunità di andare, così stiamo parlando di un volo che dura dal deporto all'atterraggio, quindi con tutti i tempi del deporto, con tutti i tempi dell'atterraggio, dura quasi 3/4 d'ora.
più di 3 quarti d'ora all'ora, stiamo parlando di una traversata di un 7 o 2 notturne in navi da Bari. Quindi voglio dire, un bel ponte, un bel collegamento ce l'abbiamo proprio dalla Puglia, e questo ci favorisce nel momento in cui dovessimo avere considerazione questo aspetto economico del tutto risponde economico di questa interazione culturale. Praticamente io oggi come oggi, se dovessi strutturare dei pacchetti turistici, farei sia il pacchetto da proporre agli albanesi per l'Italia soltanto, viceversa farei per gli italiani quello soltanto in Albania, e in un caso o nell'altro ci metterei sempre l'attescamento, l'appiccamento fatto da qualcos'altro che non è essenzialmente il turismo, almeno inizialmente, e farei poi invece la proposta di quella, di quello sulla base di interfede che abbiamo fatto, di entrambi le conoscenze, di un confronto in tempo praticamente reale di un pacchetto turistico ovviamente articolato su più giorni, che faccia dia la possibilità a chi partecipa di conoscere la realtà religiosa del territorio. E quando parlo dei nostri territori parlo di Puglia, ma parlo anche di Molise, parlo anche di, in qualche modo anche di Campania massimo, cioè parlo di realtà geograficamente a sistema tra di loro, che per via delle distanze, stiamo parlando di un raggio di azione in chilometri, prendendo come punto focale Bari, di 300, di 250 km, 300 km, distanze che si possono percorrere anche agevolmente senza grandi problemi, senza grandi difficoltà alle persone, che ovviamente quando vogliono fare in vacanza vogliono anche qualche cosa di tenere tranquillo. Tenete presente che la nostra cultura gastronomica è un punto di forza dei pacchetti turistici a proporsi agli albanesi, perché ovviamente si sa in Italia si devono fare curatissime, abbiamo anche dei costi che insomma diciamo che si mettono sopra gli eterni. Però tornando un secondo indietro a quello che ci eravamo detto, una cosa su cui mi sarebbe piaciuto confrontare, non è certo possibile farlo più di noi, non dico per scontato, ma per una di quelle cose su cui si potrebbe aprire una discussione, un confronto, il discorso è chi sono i cultori, chi sono da un punto di vista sociale ed economico i cultori di questo genere, a chi si può proporre, e quindi una volta individuato il segmento socio-economico di persone a cui noi andiamo a proporlo, seppur nelle sue variegazioni, abbiamo delle variabili che potrebbero dare al pacchetto turistico più o meno appetibilità, ovviamente sulla base del prezzo e dei servizi. Quando parlo dei servizi e del prezzo, parlo di un rapporto che deve essere sempre ottimale per chi lo acquista. Ci sono dei servizi che devono per forza essere uguali, sia secondo il pacchetto da 10 milioni di euro che secondo il pacchetto da 10 euro, perché sono quello che è dovuto al cliente, quindi sicurezza, pacchetti di sicurezza, quindi fuma di una certa dovizia, e quindi una scelta sull'ambito di produzione, scelti sul lavoro di giustizia, scelti anche sui sistemi di sicurezza che offrono. Questo vale purtroppo sia per l'Italia che per l'Albania, o
ovviamente ci sono consigli o chi si approfondirà su questo genere di costruzione di pacchetti, di visionare sempre i mezzi che vanno a individuare la presenza di sistemi di sicurezza che garantiscono prima di tutto agenti di viaggio e secondo sulla costruzione del pacchetto, quindi andiamo a individuare i vari step. Un primo step, come vi dicevo, erano i servizi a terra, i cosiddetti servizi a terra, cioè vale a dire autobus per trasferimenti da e per gli aeroporti, da e per i posti, nel caso si scelga come mezzo di trasporto un aeroporto, un trasporto aereo o un trasporto di marittimo. Qui già sorge nella costruzione del pacchetto, della strategia da seguire per la stessa bontà del pacchetto turistico, sorge la prima differenza sulla base di chi sono i fruitori. Ora ipotizziamo che togliendo il cliente, diciamo, o il fruitore di questo genere singolo, la coppia, ok, se parliamo di gruppi che si muovono, gruppi in qualche modo conosciuti a reperimento presso parrocchie, presso crawl aziendali, presso circoli ricreativi, circoli culturali, questi a questo genere di fruitori proporre l'uno o l'altro pacchetto ha una fondamentale differenza, i costi. Oggi partite con un pullman da Bari, da Canosa, per andare in Albania a un costo, perché è un mezzo che tu tieni a seguito, quindi comodità per gente che non ha voglia di essere sbattuta su check-in, check-out, su aeroporti, di tutto. E pertanto la fruizione, la stesura di un pacchetto turistico che prevede come fruitori dei signori messi insieme dal prete X, della parrocchia X, potrebbe essere interessante, potrebbe essere secondo me molto, molto più importante. Farlo proporlo per renderlo quanto più pulito possibile, proporlo con un pullman che parta da casa e segua le persone con un responsabile, un leader su, per tutti e quattro i cinque giorni. Parlo di 4-5 giorni perché oggi andare in vacanza ha un buon costo. Io mi rendo conto che la stessa visita di ciò che abbiamo fatto in Tirana è una visita di ciò che sono le chiese delle regioni e anche gli stessi luoghi dei musulmani, delle chiese cattoliche. È un giro che si può fare benissimo in 48 giorni, due mattinali, due mezze mattinate, in due giorni. Quindi per esempio un pacchetto abbastanza anche veloce e interessante che potrebbe essere su tre giorni. Tenete presente che tre giorni, due notti, quattro giorni, tre notti. Tenete presente che noi abbiamo rotazioni di pullman, delle rotazioni di aerei giornalieri su Tirana, da Bari, e quindi abbastanza fruibili. Per le zone limitrofe c'è anche Napoli, quindi i polisani, che sono quelli con cui abbiamo condiviso l'esperienza per bene,
potrebbero partire sia da Napoli, forse Napoli è anche più conveniente, più comodo. Pertanto penso che Napoli, l'aeroporto di Napoli e l'aeroporto di Bari per pacchetti turistici di tipo un tantino più per gruppi più contenuti potrebbe andare benissimo. Invece per gruppi strutturati, per gruppi come quelli che parlavamo di una chiesa, piuttosto di una parrocchia, piuttosto che di associazioni culturali, io sarei premetto più per una proposta, per assemblare un pacchetto che in qualche modo usi la nave e usi un pullman italiano, un pullman preso qui in Italia, preso un biciclo del porto, che stiamo facendo, si porti, riporti dall'altra parte. L'impressione che io ho avuto, anche qui a Venta, di sentire la voce di chi praticamente a Tirana ci vive, io ho visto per voi, ho visto veramente una volontà di offrire qualità, di offrire servizi turistici di qualità molto forte nella gioventù albanese, nazione molto giovane, veramente molto molto giovane. E io sono stato con la persona di, ho visto anche un paio di alberghi molto belli e veramente molto contenuti. Quindi le voci di finora analizzate per costituire un pacchetto turistico, quindi che fa parte di una strategia turistica che va a in qualche modo poi implementata con ovviamente social, ma questo proprio l'avete fatto con altri docenti, le strategie dei social per pubblicizzare, le strategie per portare a conoscenza dell'esistenza del mondo, di questa culturale, della religione in Albania, che per cui fa diventare anche un discorso turistico. I primi sono i servizi. I servizi che vanno individuati nei trasporti e nei trasporti aerei o marittimi, ma con bus sempre a seguito o con bus occasionale preso nel posto di arrivo di questo ipotetico gruppo che stiamo cercando di far transitare da noi, dalla Puglia. Una volta arrivati in Albania, vi ripeto, c'è da preoccuparsi dell'aggregazione, c'è da preoccuparsi della ristorazione, che sono diciamo, le altre due componenti importanti da creare, che vanno create. Ovviamente la ricerca di una guida in Albania, devo essere sincero, ho fatto la prova dei taxi, mi continuo a non trovare grandi utili, perché mi dà possibilità di scelta. Però voglio dire, per questo è una delle cose, quando si deciderà, e quando io deciderò appunto di dedicare il tempo, importante tempo, per creare, per tentare, cercherò di persone che danno di trovare guide. Una cosa vantaggiosa della compagnia è che quasi tutti parlano italiano. È veramente, veramente singolare, veramente piacevole vedere una nazione dove l'italiano è usato in maniera veramente, veramente appassionata, difende degli altri posti. Per trovare chi parla italiano ci vuole veramente. A quel punto, con la guida, i ristoranti, gli alberghi, i trasferimenti e i sistemi di arrivo e partenza pianificati, si deve pensare a cercare sempre di non perdere di vista chi sono le persone che l'abbiamo proposto e che hanno accettato
nella strategia ci sta sicuramente la presentazione oggettiva del prodotto, affidata ai media piuttosto che alla televisione, piuttosto che ad altri canali. Ma nel turismo è importante avere contezza di ciò che si sta vendendo, a che quali sono i margini di commercio e a chi si sta vendendo. Sulla base di questo, diventa veramente piacevole e facile avere riscontro positivo di ciò che si è fatto, dove anche il tipo, anche la difficoltà potrebbe essere oggetto e potrebbe diventare risorsa nel momento in cui si riesce a gestire e quindi a dare spiegazione del perché si è fatto questa scelta, anziché un'altra scelta nel momento in cui si è fatto l'unico errore che si può fare, quello di enfatizzare il prodotto. Per evitare questo, che è l'errore basilare della strategia del turismo, l'enfasi del prodotto, vi ripeto, chiunque si voglia approcciare alla promozione o alla vendita o alla costruzione di strategie turistiche deve recarsi in Albania, deve recarsi più o meno da noi al fine di trovare il senso di quello che sta facendo e il senso di quello che sta vendendo. Ed è una cosa veramente, veramente importante. Vi do una esercitazione che abbiamo fatto, non mi ricordo quanti, ma eravamo abbastanza di una eterogenea culturale, di una eterogenea sociale pazzesca. C'era un vescovo con noi, c'era una persona che si occupava di turismo, c'era una persona dell'università, c'era una persona di c'era una persona per con la sua collega si occupava di marketing per il Molise, turismo, eccetera, eccetera. Veramente un'eterogenea pazzesca. L'abbiamo girato, lui ha raccolto le sue cose. C'è stata una visita che abbiamo fatto, non me ne vogliate per la pronuncia perché non so se è giusto, di una delle presenze del in Albania, sono i musulmani non fondamentalisti. E noi siamo andati presso la sede, la San Pietro di questa religione, e siamo stati ricevuti dall'equivalente del nostro Papa, una persona meravigliosa, un posto tranquillo, meraviglioso, di una precisione, di una disponibilità pazzesca. Con noi, dicevo, c'era un vescovo che praticamente già il turismo che è venuto con una apertura mentale pazzesca si è interfacciato e ha praticamente lodato il comportamento che questa gente aveva assunto nei riguardi di persone che eravamo in un certo senso quasi piombate nel loro quotidiano, e mi ha affascinato l'apertura di questo alto prelato, alto simbolo di questa confessione religiosa che si è messo a disposizione, e emblematico è stata la produzione che ho portato nel giro che ho fatto nel museo adesso, e il nostro vescovo ha chiesto di fare una foto sotto praticamente avendo come sfondo un quadro dove ritraeva il nostro Papa che salutava, essendo andato anche lui nello stesso posto dove eravamo andati noi, il suo omologo nella religione di cui stiamo parlando, e questa foto li ritraeva in maniera veramente cordiale. Adesso esiste un'altra foto, con la nostra foto, dove sotto ci sono le persone più importanti del nostro
ministro, il professor Riccardi, non ha più parlato, questo detto, che con la stessa dedizione, dando tributo a quest'uomo meraviglioso, della sua apertura mentale. Se si riuscisse a passare, per esempio, l'emozione che noi abbiamo provato in quel momento a delle persone da quest'altra parte, volete venire a vedere un modo umano, un modo diverso di concepire la religione, ma proprio nella maniera più interiore del termine, sarebbe sicuramente uno degli attrattori turistici che creerebbe flussi pazzeschi. Tenete presente che i social hanno il loro valore, che la pubblicità in televisione è il loro valore, ma il turismo, il passaparola, è fondamentale. Se facciamo bene il nostro lavoro, se facciamo bene la costruzione di un pacchetto, state sicuri che 50 persone del primo pool ve ne porteranno almeno altri 3 e così via, è esponenziale il risultato. Il risultato, ovviamente, rimaniamo sempre nell'audio e nei concetti di che stiamo parlando di un turismo di nella definizione di un pacchetto di una strategia tutto quanto una delle cose è da guardare subito in cui si va a costruire, a proporre, sono le variabili del progetto, le variabili del pacchetto. Quindi prima di tutto informarsi su quali documenti servono in questo spazio, nello specifico per la Albania, al momento non è un paese dell'Unione Europea, non è un paese dell'area Schengen, però ha praticamente ottenuto il titolo di paese ammesso alla domanda, che sta per essere ammesso in una situazione di limite per quanto riguarda la comunità europea. Per l'area Schengen invece hanno trovato una formula attenuata, cioè nel senso c'è qualcuno che dice che ci sono delle situazioni in cui chiedono il passaporto, che non è vero, praticamente basta avere una carta di identità, con validità 3 mesi. Se la carta di identità ha questi requisiti, il passaporto non serve a nulla. Ci sono controlli doganali, questo è vero. Controlli doganali che per esempio per altri paesi dell'Europa non ci sono, però voglio dire ci sta in quanto non è area Schengen. Visto il discorso documenti che è la base, perché veramente correte il rischio di non fate neanche partire questi ipotetici clienti, la scelta della compagnia aerea, al momento abbiamo Wizz Air che ci collega in maniera egregia, in maniera ottimale, è giornaliero, perché il venerdì ha un altro giorno, addirittura 2 voli di andata e 2 voli di ritorno, dire interessante come collegamento per una qualsiasi esperienza, un'esperienza veloce piuttosto che un'esperienza turistica più approfondita. L'altro fattore importante, informarsi sulla valuta, la moneta, il lek in Albania, più o meno visto che vale circa praticamente 0,087, vedevo che valeva un po' la settimana, stiamo parlando di valori che si aggirano, intorno a 100 euro, abbiamo quasi, per 100 euro, quasi 0,87 euro, questo è una cosa importante, anche se in queste nazioni l'euro non è essendo preta conto, non è, essendo in Olanda, non è disprezzato e viene accettato, attenzione al cambio che ti applica. L'altra cosa importante, le restrizioni Covid vanno lette volta per volta, non siamo in piena pandemia, però le restrizioni Covid ce ne sono ancora molte da 50.
vale la pena guardare prima di organizzare qualche rimanendo nel discorso dell'organizzazione che si basa, che è dentro l'ambito della legalità, l'agenzia di viaggio avrà cura di proporvi un'assicurazione, in quanto c'è il discorso assistenza sanitaria, che non essendo Europa, la nostra assistenza sanitaria potrebbe crearci dei problemi nel momento in cui avessimo bisogno di cure nel paese della Spagna. Pertanto un'assicurazione in questo senso, che vi posso garantire che non costa nulla, costa 6-7 euro al giorno, cioè voglio dire, vi fa stare veramente, veramente tranquilli. Questo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, il pacchetto turistico. Per quanto riguarda invece la scelta di come articolarlo, io mi sono fatto una mia idea, mi sono andato a guardare siti, ovviamente si parte dai competitor, il massimo dell'ente, della correttezza, capire che cosa fanno gli altri è importante per capire che cosa si può fare. Allora per esempio si trovano degli operatori turistici albanesi che si preoccupano di dare servizi agli italiani che arrivano, ma non ci sono ancora importanti realtà turistiche italiane che hanno aperto gli occhi, che hanno dedicano il loro tempo e quindi le loro risorse economiche, e quindi che creano prodotti verso l'Albania, che ci sono in Italia. Questa è una cosa che potrebbe fare la differenza nei momenti in cui si volesse fare avviare un'attività in questo senso, rendere lucrativa questa esperienza professionale, formativa. Vacanze in Albania, per esempio, è uno dei siti che danno in maniera terza molte notizie importanti. Invece sul piano organizzativo ce ne sono diverse. Ne ho trovato uno, non faccio il nome di quello che ho trovato, perché non so se è neanche possibile farlo, quindi ce n'è uno solo, di attenzione. Questo la dice lunga, ripeto, su quanto è ancora inesplorato e vergine di questo genere di turismo in Albania, questa branca di turismo in Albania. Sul sito Vacanze in Albania, per esempio, ho scoperto una delle attrattori, una delle motivazioni con cui si può creare una discreta possibilità di successo, un film, un legame con l'Albania nel campo del turismo religioso. Ad esempio gli albanesi e quindi gli italiani anche hanno una grande venerazione per Sant'Antonio da Padova, e il 13 giugno in Albania, ed è da visitare, perché il vacanze in Albania lo descrive veramente molto bene, il pellegrinaggio nella chiesa di Lac, che è un paesino tra vicino Tirana, non molto distante da Tirana, con una chiesa bellissima dedicata a Sant'Antonio da Padova, e dove il 13 giugno in Provenza vengono organizzati dei veri e propri pellegrinaggi molto sentiti, profondi, molto interessanti da un punto di vista sia della religiosità, sia da un punto di vista dell'esperienza turistica. Da parte. Stessa cosa avviene per Santa Maria, 15 di agosto, ma ce ne sono anche per le religioni musulmane. C'è un interessantissimo mausoleo religioso a Puglia, mi pare di pronunci, non è importante. Ce n'è uno a Cocca, in Albania, con capo di pronunci, ma sito veramente bello. Siti veramente importanti che hanno bisogno, per essere in qualche modo, per avere in qualche modo uno sviluppo economico, uno sviluppo turistico, un connesso finanziario e economico, hanno bisogno di essere conosciuti. In questo devo dire che l'operatore turistico, in senso piccolo della parola, non è che possa fare moltissimo, cioè non quello
di creare questi pacchetti ad hoc andando sul posto, esporli, proporli in internet, usare i canali e cercare di creare dei flussi che non saranno mai flussi, voglio dire, enormi, se non sostenuti dalle comunità europee, da progetti ad hoc delle comunità europee, se non sostenuti ad hoc dalle volontà governative di dare anche a questa, a questo aspetto turistico una sua importanza. Mi ripeto, la filiera del turismo è una filiera abbastanza semplice e deve essere reale, quindi pensare di sostenere un turismo religioso semplicemente basandosi sull'interesse religioso è cosa possibile, perché vi ripeto, le ansie di consumatori del turismo in Italia ci sono. Pensate a tutte le parrocchie, pensate a tutte, ripeto, alle parrocchie, pensate a tutte le parrocchie, ma pensate anche alle associazioni culturali, alle quali se si arrivasse a presentare un prodotto, se si arrivasse con sistemi con sistematicità a progettare dei prodotti, è probabile che si riverserebbero in questa branca di tenere sempre presente la comodità della i tempi di viaggio per arrivare, perché sono veramente minimi in confronto il clima dell'Albania, che è molto simile, il tipo di mangiare, che è molto simile, la gastronomia, che è molto simile alla nostra, la tipologia, che è molto simile alla nostra, il discorso della lingua, il discorso del favore economico per un reddito italiano, l'Albania rappresenta un buonissimo investimento turistico, perché la spesa, il rapporto qualità-prezzo è a vantaggio del consumatore. Ma pensare ad esempio di sostenere, fossi io ad essere così, la persona che dovrà, ma io sicuramente lo proporrò, ecco, io proporrò alla chiesa, alla parrocchia, piuttosto che a alcune istituzioni culturali, un prodotto sicuramente ad hoc, un prodotto mirato al religioso. Ma sicuramente penso che il mio prossimo viaggio in Albania mi porterà anche a guardare l'aspetto mare e implementando e affiancando, secondo me, qualche giorno al mare, con un occhio alla coscienza di questa grande, bellissima realtà albanese di convivenza pacifica, diversi punti religiosi, anche il contrasto di valori in altre parti del contrasto violento in altre parti del mondo. Questo secondo me lo renderebbe più vincente, lo renderebbe più fruibile al momento del suo proponimento, della sua proposta. Pertanto prendere il religioso e implementarlo, renderlo civetta con qualcosa che riguarda anche il mare, io la vedo come strategia, la mia esperienza mi porta a dire che potrebbe rendere vincente questo tipo di scommessa su una nazione che è sicuramente che ha voglia e grande passione di emergere, sta facendo di tutto di più per raggiungere gli standard europei e inserirsi nel cosiddetto circuito delle comunità europee, dicono l'altro, che lo farà. Quindi voglio dire, i presupposti ci sono,
le capacità professionali per poter rendere tutto questo possibile, vedo che in qualche modo ci si muova questo corso di formazione, che è un corso di formazione non specifico, che non vuole creare figure professionali, ma che vuole sensibilizzare all'esistenza di un'istanza di turismo che potrebbe essere un attrattore, potrebbe essere un motivo di visita della famiglia, che si sta facendo anche con questo corso. Certo, il corso che devono fare gli elementi governativi, devono farlo chi di turismo e chi di media, ne ha i poteri.